le religioni dell'impero e la nascita del cristianesimo. In campo religioso, lo scambio culturale fra Roma e le province non avvenne in un'unica direzione. Ne sono testimonianza numerosi culti religiosi orientali che vennero assimilati dalla società romana. Per esempio, il culto di Cibele, introdotto a Roma sul finire del III secolo a.C. e diffusosi ampiamente in età imperiale. Oppure il culto di Iside, o ancora quello di Mitra, che venne praticato soprattutto tra le file dell'esercito e nelle classi sociali più alte. Una caratteristica di queste religioni era il carattere misterico, ossia il fatto di basarsi su conoscenze segrete rivelate solo agli iniziati, in greco mystes, e la promessa di una salvezza ultraterrena, espressa spesso attraverso la simbologia della morte e della rinascita. Questa ricerca di un'esperienza religiosa più profonda rispetto ai culti tradizionali fu il presupposto culturale per la diffusione di una nuova religione, il cristianesimo.